Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di scrutini finali dell'anno scolastico 2020-2021. Nella mia regione il termine delle lezioni era stato fissato il 12 giugno, ma gli scrutini sono stati anticipati al 7 giugno. È legittimo questo anticipo degli scrutini? La legge impone che gli scrutini vengano svolti dopo il termine delle lezioni. È scritto chiaramente nel comma 1 dell'articolo 193 del testo unico della scuola, il decreto legislativo 297 del 1994. In tale norma è specificato che i voti di profitto e di condotta degli alunni ai fini della promozione alla classe successiva alla prima sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. L'OM 159, invece, del 17 maggio 2021 autorizzerebbe gli USR a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari regionali e delle province autonome, fermo restando l'avvio degli stessi non prima del primo giugno 2021. Beh, sta di fatto che un'ordinanza ministeriale non possa cancellare una legge dello Stato. Seconda domanda. Se agli scrutini finali si dovesse assentare un docente, può essere sostituito da altro docente, ma dello stesso consiglio di classe? Beh, sostituire un docente assente agli scrutini finali significa non alterare numericamente la composizione del consiglio di classe. Quindi la sostituzione non può essere fatta assegnando il compito ad un docente che già fa parte del medesimo consiglio. Il docente assente va sostituito con un docente della scuola di medesima disciplina o, in assenza di questo, con docente di disciplina affine, oppure, se manca anche questo, con altro docente della scuola, ma non del medesimo consiglio di classe. Terza domanda. Il voto finale di una disciplina che scaturisce dalla media aritmetica delle verifiche dell'alunno può essere modificato con delibera del consiglio di classe? Eh sì, infatti il decreto regio numero 64 del 1925, ancora in vigore, afferma che i voti si assegnano su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre oppure o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti vengono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza. E in caso di parità prevale il voto del presidente. Seguiteci ancora nei nostri canali social, Facebook, YouTube, nel nostro sito www.tecnicascuola.it perché parleremo proprio di questi adempimenti finali prima degli scrutini o anche successivamente agli scrutini e di tante altre cose ancora. Un saluto a tutti quanti, arrivederci.